Sì, non è una delle tanti, dei tanti allestimenti, delle tante riprese di un titolo. Questo Haroldo, se noi mettiamo in fila in una sorta di linea che rappresenta le varie tappe, all'inizio ci fu lo stifelio dovette essere riscritto per ragioni di censura e si fece Verdi, dovette riscrivere l'Haroldo e sceglie Rimini, sceglie di venire qua anche contro il parere del suo editore in una città che lo adorava, che lui è stato oltre un mese nella nostra città insieme a Giuseppina Strepponi, insieme a Francesco Piave e Angelo Mariani. E quindi un esordio. L'unico teatro in Italia ad essere inaugurato da una prima verdiana è stato il nostro teatro, non ce ne sono altri in Italia. Esordio di grande successo, Verdi viene chiamato diverse volte da applausi continui e poi il teatro prende vita, ma in quel dicembre del 1943 viene devastato da pesanti bombardamenti che ne hanno distrutto, danneggiato pesantemente sia la platea che il palcoscenico. Una devastazione, dicevo, che non era solo una devastazione fisica, ma una devastazione morale, spirituale, una grande ferita che è durata per lunghi, troppo lunghi, 75 anni. Dopodiché, il 28 ottobre del 2018, il teatro riapre con una prima, con la presenza di Cecilia Bartoli in Cenerentola di Rossini. Poteva essere inaugurata anche dalla Haroldo, ma non era ancora possibile farlo. Ci sono stati continui rinvii e finalmente oggi noi annunciamo queste due repliche il 27 e il 29 di agosto prossimo. Perché storico? Perché tutte queste tappe che ho sommariamente indicato, dallo stifelio fino alla riapertura del teatro, vengono in qualche modo racchiuse, riprese, mirabilmente riprese da una drammaturgia che tutte le tiene insieme. Anche la scenografia, non solo la drammaturgia, ma anche la scenografia di quest'opera rappresenta non solo il libretto dell'Haroldo, che naturalmente è presente, non viene assolutamente manomesso, ma c'è un altro piano ed è la storia della nostra città, è la storia del nostro teatro che viene compreso in questa drammaturgia, perché Haroldo in questo caso non è più un reduce dalle crociate come era nella prima stesura del libretto. Haroldo in questo caso è un reduce della guerra d'Africa che torna in una città che è Rimini e l'ambientazione è quella degli anni che vanno dal 36 al 43, dove naturalmente la drammaturgia documenta anche il bombardamento del nostro teatro. Quindi c'è una, ecco perché dico che è un'edizione storica, perché è un'edizione che riprende tanti anni che stanno alle spalle, che hanno portato a rifare l'Haroldo oggi, ma a rifarlo mettendo insieme tutta questa storia, che è la storia della nostra città e la storia del nostro teatro.